L'azienda che è stata fondata da mio papà nel 1965 produceva all'epoca solo tutto in lana, non c'erano altre fibre conosciute, anche all'epoca però c'erano tantissimi accorgimenti tecnici, in particolare per il pantaloncino, perché immaginatevi un pantaloncino di lana, oggi non so, strizzeremo un po' il naso all'idea di mettersi un pantaloncino di lana. Doveva esserci comunque un minimo di elasticità e quindi anche solo per quello dovevano essere utilizzate delle lane con dei titoli altissimi, cioè dei titoli, erano fili sottilissimi proprio per dare con la struttura circolare un certo tipo di elasticità. E poi si passò, ecco io lo dico per, non perché c'ero, però. Perché come il signor Colnago che noi abbiamo un piccolo museo che ricorda tanti di questi oggetti, si passò alle quelle che venivano chiamate le maglie di seta. In realtà di seta non c'era nulla, eh. Era semplicemente il primo tentativo sintetico che era un nylon e aveva questo effetto un po' lucidino. Che dava un aspetto quasi appunto di seta. Da lì poi il percorso, il passaggio successivo ancora fu invece l'utilizzo di fibre di base poliestere che potevano essere stampate e questa tecnologia ancora oggi è quella che fondamentalmente viene utilizzata, è una stampa che si chiama sublimatica perché l'inchiostro viene messo su dei fogli di carta e poi trasferito ad altissime temperature, oltre i 200-220 gradi, e in questo modo ogni singolo disegno può essere realizzato.